Sì, in rete con tutte le altre esperienze territoriali che stanno lavorando su questo tema. A Piacenza arriverà il 7 novembre alle 17 in Piazza Cavalli, arriveranno con i 3 furgoni di Libera e metteranno sotto i portici di Palazzo Gotico una mostra sui beni confiscati alle mafie. Accanto a Sant'Ilario avremo una tavola rotonda proprio su questa tematica, sul tema dei beni confiscati alle mafie. Infatti è liberati per un futuro di lavoro, beni confiscati alle mafie come risorsa sociale, ed è un tema che è diventato un po' un tema conduttore della carovana in Emilia Romagna. E a questa tavola rotonda parteciperanno, per noi è la persona un po' più importante, come ricordo un'esperienza diretta, è Ivano De Vicenti, che è socio della cooperativa Terre di Puglia. La Terre di Puglia è una delle cooperative di Libera che sta lavorando i terreni confiscati alla mafia, la Santa Corona Unita. E come Emilia Romagna noi stiamo facendo una campagna per raccogliere fondi per piantare delle viti su questi terreni. Quindi ecco, l'aspetto importantissimo del nostro intervento è proprio quello di dare sostegno a dei ragazzi che rischiano spesso anche la vita.